con il professor Carlo Ventura, specialista in cardiologia e professore ordinario di biologia molecolare all'Università di Bologna e direttore del laboratorio presso gli acceleratori di innovazione del CNR sempre di Bologna, parliamo di arte e scienza per cercare di vedere se e come ogni manifestazione artistica possa parlare alle dinamiche più profonde della nostra biologia. Ci troviamo di fronte a una nuova concezione della biologia cellulare che riguarda tutte le cellule, quindi anche le cellule staminali di cui noi ci occupiamo da tempo. Io nasco come cardiologo, poi adesso lavoro come biologo molecolare all'Università di Bologna e noi studiamo le caratteristiche di queste cellule staminali nell'idea che possano essere utili a riparare organi e tessuti danneggiati, non altrimenti guaribili nemmeno dalle più avanzate terapie farmacologiche o presidi chirurgici. Ecco, nel fare questo ci siamo accorti ormai da tanti anni che le nostre cellule vibrano di continuo e hanno oscillazioni sia di tipo meccanico, con frequenze che per certi versi sono anche in un range sonoro, ma sono anche molto, delle volte molto basse, non udibili, quindi subsoniche. Tutte queste strutture che oscillano nelle cellule sono per lo più microtubuli, filamenti, lo stesso DNA, quindi tutta la cellula è come se danzasse di continuo. Poiché le stesse molecole vibrano e oscillano, non sono assolutamente statiche, l'altro concetto di oscillazione non è solo quella meccanica ma è quella elettrica, perché sono tutte strutture elettricamente cariche, quindi sono dei dipoli elettrici in oscillazione e come tale, oltre a un campo elettrico con caratteristiche di irraggiamento, producono anche un campo elettromagnetico.